Sono a Penisi con Agata Di Grazia, che gestisce un baretto, un chiosco bar a Penisi, e credo che hai passato la notte all'albergo Airone, perché la tua casa... Ci può dire un attimo come vi trovate lì e come sono le situazioni a Penisi? Allora, come ci troviamo lì? Ci troviamo benissimo. La situazione, cioè, i ragazzi sono in gamba, abbiamo tutto, non ci manca nulla. L'unico problema è che siamo all'Airone, quindi devo scendere qui, e stamattina abbiamo trovato la neve, ma il problema più grosso è qui, che non riescono a prendere una decisione per quanto riguarda la chiesa, e a noi hanno bloccato un paese. Quindi io apro l'attività, come ha ben detto lei, sono anche senza casa, quindi siamo pronti a rialzarci, ma giustamente, avendo le strade chiuse, le attività bloccate perché non viene quasi nessuno, stanno creando un bel po' di problema. Qua vedo gente che viene, fa foto, controllano, ma per me, per quanto mi riguarda, per me personalmente, che sono una persona incompetente, la chiesa comunque è da abbattere, perché anche se la vogliono rifare, si deve comunque abbattere questo lato, e devono comunque riattivare un pochettino la mobilitazione, scusate, delle macchine, perché non possiamo più stare così. Cioè, in questo momento quello che soffrite maggiormente, diciamo, è un isolamento, no? Sì, isolamento per tutto, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i residenti stesso, non solo. Accanto alla chiesa ci sono dei villini dove stanno 25 persone che sono costrette a suonare in una casa di cura per passare, perché comunque da questo lato non possono più passare, visto che non riescono a prendere una decisione per quanto riguarda la chiesa. La sua casa è già stata visitata come sopralluogo, è stata dichiarata come? Sì, è inagibile. La mia casa è ai sigilli, quindi per questo siamo all'Airone. Io ho un bambino di 3 anni, quindi una notte abbiamo dormito in macchina e un'altra notte a casa di mio fratello a terra, perché ci siamo adeguati un pochino, e adesso siamo all'Airone. C'è un po' di difficoltà nello scendere, perché purtroppo io avevo tutto qua, lavoro e casa, quindi il problema è questo. Ora stiamo cercando di capire cosa vogliono fare, ma qua c'è un... non si capisce, un tira e molla tra protezione civile, pompieri, non si capisce niente. Non si capisce niente in riferimento all'abbattimento, quando e di cosa? Sì, non riescono a prendere una decisione, si deve prendere questa decisione, a parte il fatto perché la chiesa è pericolosissima, può crollare da un momento all'altro, ci sono sempre scosse, perché comunque le percepiamo anche se sono minime, noi dobbiamo andare avanti, noi ci dobbiamo sollevare, non possiamo stare così, cioè, siamo con un punto interrogativo enorme, qua si parla ancora di giorni, vediamo, non c'è più nulla da vedere, perché non sono solo io, c'è anche la signora che ha la bottega a casa e bottega pure. E non possiamo più andare avanti così.